Il mio rapporto con la Basilicata è il rapporto di una persona che ha studiato e vissuto fuori e poi per una qualche ragione ha deciso di rientrare. Penso che dai miei lavori emerga con evidenza una visione particolare che ho di questa regione, una visione che si è costituita naturalmente negli anni e forse grazie anche al mio stare fuori. L'idea che ho di questa regione è l'idea di una periferia, anzi penso che la Basilicata concettualmente rappresenti l'idea stessa di periferia. Periferia intesa come luogo slegato dal centro. Questo mi è apparso con tutta evidenza proprio quando sono rientrato. Con degli amici abbiamo costituito Mesa Arts, un gruppo di operatori culturali, con l'idea di creare eventi, organizzare manifestazioni, ma soprattutto costituire una rete tra Potenza, la Basilicata, l'Italia e l'Europa. La vedo come se fosse un grande agglomerato urbano, dove ogni nucleo è la periferia di un centro che però non esiste, non c'è il luogo dove accadono le cose, il centro per eccellenza. E tutto questo rimbalza nella vita e nella socialità della gente. Penso che questo ideale di periferia, che vedo anche nella Basilicata, emerga in tutte le mie, nella gran parte delle mie opere, come per esempio in Ubik, una vera e propria micromostra fatta da 10 opere in formato cartolina 10x15 che io sto spedendo da anni in tutte le località alla periferia del mondo, le località raggiungibili dal servizio postale, con l'idea di far partecipare attivamente la popolazione di periferie del mondo a un evento d'arte contemporanea. Nei miei lavori penso che emerga in modo naturale questa idea, l'idea di valorizzare una cultura di periferia che al giorno d'oggi si può considerare universale.